Siamo sempre in questo santuario diocesano della diocesi di San Severo, ma anche cittadino qui di Apricena, dedicato alla Madonna dell'Incoronata, uno dei tantissimi titoli che la devozione della gente dedica a Maria. I tanti titoli, molti mi dicono, ma come mai ci sono tanti titoli? Perché il popolo, i cristiani, riempiono Maria dei titoli che vivono in una situazione di vita normale, quotidiana. Per esempio c'è la Madonna dei Campi ed è la Madonna che protegge e il cui santuario si trova su in Trentino proprio perché a protezione del lavoro dei contadini, dei campi. Ultimamente io sono venuto a conoscenza della Madonna della confusione. Io sapevo della Madonna dell'equilibrio, la Madonna della pazienza, la Madonna della tenerezza, ma della confusione no. Ed è un titolo che i cristiani, i devoti di Maria, in Sicilia, particolarmente nel comune di Salemi, hanno dato a Maria pensando alla confusione, al dolore che lei viveva sotto la croce. Quindi quello che noi e che altri hanno visto come Madonna addolorata. Ultimamente la Madonna della tosse. Cioè Maria entra nella vita dell'uomo, entra nella vita del cristiano. E noi credenti, i cristiani, per ringraziarla, perché lei interviene in ogni situazione dell'uomo, a danno dei titoli, da regina del cielo e della terra fino ai titoli più belli e più semplici della vita, che poi sono i titoli che a me piacciono in maniera particolare. Allora, possiamo dire già due cose. Le apparizioni della Madonna di per sé hanno tre caratteristiche, due le abbiamo già viste. La prima caratteristica è proprio quella di Maria che richiama il Vangelo. Maria ci richiama al Vangelo, ci invita alla preghiera, ci invita alla conversione, ci invita alla penitenza, ci invita all'obbedienza a Dio e alla Chiesa, ci invita a vivere la parola di Dio. Per realizzare in ciascuno di noi e vivere il nostro battesimo, per aiutare il Figlio a realizzare il regno di Dio e ad attendere la sua venuta nel regno di Dio, del regno di Dio. La seconda caratteristica che sono alla base delle apparizioni è il suo richiamo materno. E l'apparizione è un modo, come abbiamo già detto, di Maria di vivere quella vocazione ad essere madre di ogni uomo, madre di ogni cristiano, madre di ogni credente che ha ricevuto dal Figlio sotto la croce, quando era lì sotto la croce. E Giovanni era ciascuno di noi. Giovanni rappresentava ciascuno di noi. E per tornare ai titoli della Madonna, ecco perché noi potremmo e dobbiamo chiamare sempre Maria madre, madre delle grazie, madre della pazienza. E poi ci sono titoli anche un po' più nuovi, più tra virgolette moderni. Maria madre delle beatitudini, perché lei ha vissuto, essendo discepola del Figlio, le beatitudini del Vangelo. E che cosa sono le beatitudini se non il Figlio Gesù? E allora dobbiamo veramente stringerci a questa madre, perché lei ci porta solo amore, pazienza, tenerezza, perdono e quindi ci porta a Cristo. Noi ci vediamo domani. Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.